Non si può vivere tutta la vita di autoinganni. Infatti ci vorrebbe un tipo tosto come Ganni. Clint Eastwood. Esce o no il trailer 2 di Joker? Vi spiego come funziona il Festival di Venezia, perché Marlon Brando è sempre lui e io sono l'ultimo dei Moiricani. Come dice Giancarlo Giannini in Carlitos Way. Ascoltiamo questa canzone di Ligabue. Scusate, scusate. Qui è sempre più buio. Ligabue, Marlon Brando è sempre lui, è sempre lui. La natura non conosce né tempo né fretta. Free l'Austria, adesso c'è l'annuncio pubblicitario di tua sorella. Ok, salta annuncio, saltiamo proprio tutto. Ehi, ehi, ehi! Lui aveva un vecchio maggiolone cabriolet, sfatto ma piaceva tanto a lei. Arrivò e col clacson disse: sto aspettando te. Lei scese profumata più che mai. Fecero due conti in tasca e videro che non ci si ballava neanche un po'. Lei gli disse: questa sera voglio far l'amore, prima però portami a sognare. Un fascio di luce va dal proiettore per un sogno da 2000 lire. Porti addosso qualche segno, proverò a tirarteli via. Posso solo questo sogno, scusa per la mia fantasia. Giù in platea sedie di legno, gole secche per la sete d'eroi. Marlon Brando è sempre lui. Lui. E Marlon Brando è sempre lui. Lui. Uno più avanti con gli occhi è ancora tanto film. Terry Malo invece vince lui. Lui le dice: vedi, in fondo siamo sempre qui. E non è obbligatorio essere eroi. Un fascio di luce va dal proiettore. No, no. Carrella, ho sbagliato. Per il lieto fine, porti addosso qualche segno, proverò a tirateli via. Posso solo questo sogno, scusa per la mia fantasia. Giù in platea sedie di legno, gole secche per la sete d'eroi. È vero, signora? Marlon Brando è sempre lui. E Marlon Brando è sempre lui. Allora c'è molta gente che non capisce che io sono fatto così. Io sono fatto così. E mi dice: ma non ce l'hai un po' di dignità? Ma non ce l'avrai tu a stare in questa società cannibalesca, carnascialesca, frivola, porcellesca, puttanesca. Io sono fatto così. Ad esempio, non capirò, poi vi parlerò di un altro, ma quello è procugino, non capirò mai mio cugino. Questo qui ha vissuto una vita da nerd, adesso convive, lui convive sempre, trova sempre qualcuno, la raccata per strada, convive, cosa fa l'agente immobiliare, non lo so che cazzo faccia, ma come si può accettare una vita del genere? Dove tu ti svegli la mattina, fai il lavoro e la sera ascolti le solite lagne della ragazza, la chiamo ragazza perché donne non esistono come non esistono più gli uomini, e poi devi sentire tutta la sua puzza dei piedi. Ma sempre quella, ma andate tutti a farvelo dare nel culo, bisogna andare in una riserva indiana, sì. Ma quale Carlitos Way? Carlitos Way che perde il treno, ma lo perde prima e poi lo perde pure alla fine. E Giannini. Ora mi devo organizzare per il festival, sì.
Sì, per la 76esima, 76 e punto A, 76 punto A, Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, luogo ovviamente destinato a uomini del mio rango. Eh sì, preclusi invece ai mocciosi simili agli oranghi. Orangotang, ma che balla il tang, signora. Ma lei fa schifo pure anche senza tang, fa proprio schifo. Fa schifo a cazzo, ma tutti quanti fanno proprio schifo, via, via, tutti, via dal cazzo. C'è un altro pazzo che mi schifa, ma tu devi perdonarti, ma perdonati tu dall'essere un becero, un nano, ma fai la tua vita, ma stai lì, ma stai in mezzo alla società, bevi, ubriacati, tracanna, hai rotto il cazzo, via, via dalle palle, se no ti prende e ti scaravento per aria. Io sono l'espertone, colui che conosce a menadito. Anche il vicolo cieco, dove appunto ti andrei a bucare, all'Esibruc, si fa melina. Guardate, chiariamoci, allora, si chiama Festival di Venezia, ma non si tiene propriamente nella città marina per eccellenza, è l'unica città sul mare di tutto il mondo. Amsterdam è la piccola Comacchio, invece quella è una piccola Racchia, da grande sarà ancora più Racchia, sarà una Racchiona. Sono sulla terraforma. Formati, le diranno formati, ma questa è una terragna, questa è una terragna, non si formerà mai. Sulla terraferma, che poi abbiano, che ho sbagliato, devo correggere, scusate, vado subito a correggere il testo, avevo scritto che poi abbiamo, non abbiamo più niente, non abbiamo più niente, scusi, eh sì, tutta questa gente, eh sì. Che poi abbiano, c'è anche quelli che abbaiano, sì, ma che abbaiate, basta, non avete più niente, basta, non c'è bisogno di latrare, ma vivete in una latrina, e basta. Ok, dov'è qui? Che poi abbiano, più canali di Venezia è un altro discorso, tutta questa gente che poi non fa un cazzo mattina alla sera e dice agli altri di lavorare, ma stanno sempre lì, sul corso. E poi ci sono quelli che corrono pure. Sì, oggi vado a farmi una corsa, ma vedi, ecco, di fare la corsa nel tuo cervello, che è proprio dalla nave. Com'è un altro discorso che voi vi recchiate? A Reykjavik? No, ad Amsterdam per un turismo sessuale, diciamo, dietro le veneziane delle vostre bugie inconfessabili. Ad esempio, un mio procugino, ecco, non quell'altro cugino, ma tutti questi cugini, amici, nemici, parenti, serpenti. Ora è felicemente sposato, ma è posato almeno, adesso si. Sì, è fin troppo posato, perché quando la gente si sposa, si riposa, non va bene. Bisogna sempre conservare la nostra indole grintosa, indiana, lontani però dai facinorosi e da questi fascisti livorosi, no? Felicemente sposato con prole a carico, ma sua madre era ossessionata dal fallo, no, fatto, che fosse rimasto vergine, questo pensava lei che fosse rimasto vergine. Ehi, cocco bella! Sino a 35 anni suonato, perché non si era mai ufficialmente fidanzato, ecco. Fino a quest'età, qui avevo scritto due volte sine qua, no, qua, si vede, sì, metto fino, e io sono un uomo fine, scusi, metto perché se no c'è la ripetizione, sino, fino, e io sono fine, sino, fino, na, 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 e vive i delfini, sì, i delfini che stanno lì e vanno liberi negli abissi, ecco. Ok, la verità dei suoi svergiramenti io la seppi. E comunque Venezia, anche se la fotografate usando il filtro seppia, viene sempre bene, viene sempre bene. Tu invece proprio non vieni per niente, questo è un altro discorso. Ma manca Venezia, che Venezia ispira cose, diciamo, romantiche, cose marine, acquatiche, no? Tu non, ma che vuoi venire? Ma che vuoi venire? Dai, ad esempio, il mio procucino ora è felicemente sposato, comprò la carica, ma sua madre era. No, questo abbiamo già detto. La verità dei suoi svergiramenti, io la seppi, per forza. Quando mi confidò che a 20 anni giù di lì andò dal Papa, no, a Praga, per visitare certamente la storia, detto italianamente, insomma, in modo nazionale popolare, cioè quelli che ascoltano J-Ax. Piazza della Città Vecchia, l'Italia è un paese vecchio. A 20 anni sono più vecchi di quelli di 80 anni, figurarsi quelli di 80 anni. Sì, infatti regrediscono, vogliono diventare giovani e sono proprio, come si suol dire, proprio le ultime cartucce. Dai, una botta di vita, questi ottantenni che vogliono andare con le ventenni. Le ventenni invece vogliono andare con i cinquantenni perché pensano che siano più mature e possano educarle, non solo sessualmente. Semmai se si mettono con questo qua, che ha un lavoro, le può sistemare, ma questo vuole solo sistemarvelo, dai, diciamocelo. Ecco, a poche centinaia di metri da questo luogo elegantissimo, passeggiano oppure sono ubicate in case molto intime, sì, discrete, sì, contando di lampadario e bomboniere di Murano, sì, bomboniere di Murano comprate vicino a Venezia, appunto, riservate delle donne poco da San Nicola, San Nicola, santo, informatevi,
infornatevi pure, fornicate, fate che cazzo volete, basta che non mi rompete i coglioni. Santa a cui dobbiamo la favola di Babbo Natale. E ho detto tutto, vero? Quando si dice le madri conoscono i figli meglio di nessun altro, ma che io conosco suo figlio comunque un po' meno, leggerissimamente meno, diciamo sotto quel punto di vista, quell'aspetto, meno della prostituta cieca con cui si svergino. Ah, io sembro cieco, ma le mie trombe di Eustachio, ascoltare molto bene, il realistico, quasi tangibile, per come me lo confidò in maniera sentita, sì, ero a letto dalle sue parti, lui mi disse: Stefano, ma cosa che ti turba il sesso? Ma sai che io adesso sono appena tornato da questa vacanza a Praga, e lì proprio, fallo pure tu, ma che fai? Che facciamo? Ma che facciamo? Come se ancora la stesse sentendo in quel momento. Ah, proprio me lo raccontò con un vigore, con una passione, era come se proprio ancora era lì che le stava venendo proprio a un racconto svenevole proprio, bellissimo. Erotico, in quel momento erotico. Racconto poco favolistico, era talmente realistico ad essere favolistico. È straordinario quest'uomo. Sì, mio procugino è un ottimo uomo comunque. In fondo non v'è niente di male ad andare con una donna di malaffare. Quasi tutti gli attori di Hollywood, cioè le persone maggiormente attualmente tenute più in auge dalla società di massa, sono state a Troia, come no. Sì, sono state anche ad Atene, ma mica sono a Troia, per forza. Almeno una volta in vita loro, con tutti i soldi che hanno, vuoi che non siano state ad Atene, scusi, hanno frequentato anche gli Atenei. Pensiamo al dio greco Brad Pitt, oltre ad aver recitato in Troy, con la Y, appunto lì greca, beh, per forza, credo che possieda un vero taccone, un vero taccone, sì, no, no, Brad Pitt non usa i tacconi, no, 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 lui è già alto, di quanto è alto? 1,85, 1,88, va bene, non ha bisogno di tacchi. Un vero tallone d'Achille, sì, caro Brett. A me non la dai bere. Fra una Juliette Lewis, una Jennifer Aniston, fra una Gwyneth Paltrow, un'Angelina Jolie, Angelina Jolie, 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 questi sono sempre i gioielli. A qualcun altro, su via, fra un drink e l'altro, un martini, no martini, no party. Ma vedi, andare a pigliarti in del culo, come si chiamava quell'altro con quelle tette lì, Lisa Snow, appunto, Slow Down, Slow Down, Dana, tutto snodato. Fra martini, no martini, no party. Ecco, ma parti tu, ma tu, tanto questa non parte mai con le tette che ha, altro che George Cook, questo si può permettere tutto. Con ghiaccio vi presento il Joe Black, l'avrei da, uè, 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 l'avrei dato a bere, appunto. E appuntato, fra l'altro, perché quando da quel film Vento di Passione, molti l'hanno dato a uno che la dà volentieri qui in Italia, vale a dire Gabriella Pession. Sì, così. Siamo sicuri che questa Gabriella sia donna letiziosa, virginale, d'Arcangelo Gabriello, Gabriele e da miniserie TV come Jesus, Jesus. Ma forse a questo punto sono meglio quei due Gesù lì, quei poveri Cristi, il figlio di Denzel Washington di I Got Game, come si chiama? Jesus, Jesus, e soprattutto il grande John Turturro del Grande Lebowski. Lui ficca tutte le palle in bocca, magari non gliene frega un cazzo. Ma sì, vuoi fottere Jesus o Don Matteo? Ma a me pare spesso solo in minigonna per la prima sega, sega, serata in passerò, passerò, no, no, da passerello, va. L'umanità è per lo più un allevamento da bestiame nella fattoria del Montana, come recita la trama di Wikipedia di Legends of the Fall, Fall, Fall. E invece sono la leggenda del Fall. Eh sì, appunto. Il film di Edward Zwick, e poi tutte queste donne vedono un uomo e immagino, ah, non vedo l'ora che quest'uomo si metta da solo davanti a me e faccia Zack, Zick, amano Zack Efron. Zwick, che piace agli uomini del Sagittario, molto tori, accoppiati in vergine, no? Molto tori come Brad Pitt, nato lo stesso giorno di Steven Spielberg, ovvero il 18 dicembre. Cioè, però c'è una bella differenza fra questi due bei biondini. Steven realizzava film magici per bambini. Brad piace a tutte le bambine che si fanno immaginando nel loro letto dei film più avventurosi della saga di Indiana Jones. Sì, in Italia la gente ancora crede agli oroscopi. Contatti uno o uno ancora. E i maschi che credono agli oroscopi, mamma mia. Io capisco tutto di te, mi dici di che segno sei? Sono il segno che ti faccio in faccia adesso. Ecco. La gente crede ancora agli oroscopi, in verità vi dico che dovrebbe credere ai gemelli omozigoti Longo. Eh sì, gemelli Longo, oh, che coppia straordinaria. I Longo erano i miei idoli ai tempi delle scuole medie, erano identici, spiccicati. Ma forse non so se spiaccicate, no, no, uno l'ho visto, sì, ma chi è che rompe il cazzo con la notifica di sua sorella? Ecco, spegniamo le casse, devono sempre rompere i coglioni. Erano identici, spiaccicati, uno l'ho visto, sì, un mese fa, andavo in macchina e ho pensato ancora, non so se fosse, quale dei due Longo, uno si chiama, allora io avevo questo qui, appunto, adesso vi dico, un attimo, mi sto perdendo. Allora, in prima media uno dei due gemelli sedette al mio banco.
credo si chiamasse Andrea. Andrea? Lo, Andrea? O era là? Ma chi era? Ma non lo so. Dai, comunque, questo qui, quello che sedeva al mio banco, l'ho visto. L'ho visto che passeggiava nel mio quartiere, sempre solo anche lui, sempre solo. Vabbè, comunque al fratello, appunto, ma si è spiaccicato il fratello. Il fratello non lo vedo più, ma dove è andato a finire? Sì, era il mio compagno di banco. Mentre quell'altro, appunto, suo fratello, frequentava un cattivo branco. Ah, ragazzo di tutt'altra classe, si capisce? Sì, quindi sfatiamo anche la diceria secondo cui la famiglia è all'origine della maleducazione dei figli. Sono tutte queste donne troie, sono delle puttane, che dicono, se quel ragazzo è un disagiato sarà colpa della famiglia. Infatti sarà colpa della famiglia che ti ha educato a essere, diciamo... Scusate, se fossero stati eterozigoti, avrei potuto darvi ragione e darvi anche un pizzicotto sulla gota. Sì. Se vi dico che erano fisicamente identici, tranne quando uno dei due mangiava un piatto di maccheroni fumanti, insomma, ecco, avrei fumanti, ingrassando qualche chilo e l'altro no. Dovete credere, sì, se uno mangia un po' di più, prendo 2 chili in più. Ma sì, vabbè, no, con un piatto di maccheroni 2 chili no, però 200-300 grammi in più sì, allora in quel momento non è proprio uguale. Ecco. Quando va a cagare, infatti questo qui forse l'hanno mandato a cagare da tempo, per questo che non lo vedo più, i genitori presumo, vista la loro identicità, che fossero gli stessi. Allora perché uno era a modo e l'altro fuori dal mondo? Bah. E allora qui non si spiegano le teorie di Paolo Crepet. Dai, andiamo a mangiarci una crepe e basta. Sì, finiamo. Quando sento dire che tutti i disagi giovanili nascono in seno alla famiglia, mi arrabbio. In realtà i problemi del gemello longo, più malalingua, nacquero da quando lui le copre cosciamente il seno di uno che era già avviato a prenderlo. Comunque, conosco il lido di Venezia come le mie tasche. Le mie tasche non ci sono molti spiccioli. Le palpo con velutata dolcezza, con la stessa delicatezza di uno che accarezzi, che accarezzi, che accarezza. No. Qua ci sta il congiuntivo, sì. Perché vai da queste donne, tu usi bene il congiuntivo, sei un uomo di cultura, e quindi che vuoi? E quindi? No, da me non avrai proprio niente. Che accarezzi le cosce di una donna per l'ultima volta con un po' di eccitazione mista a un'insopprimibile tristezza. Poiché sa che così come non ci sono soldi neppure le taschine del giacchino, domani non ci sarà neppure un'altra donna gratuitamente disponibile a consolarlo per benino. Sì. Tutto un bel lavorino, vero? Quasi tutte stanno infatti con quelli pieni di baiocchi, sono di un'altra tribù. Vivono nel mondo delle meraviglie come Lucignolo, nel paese dei balocchi, figurarsi Pinocchio. Pinocchio fa appunto, alla fine torniamo al delfino, non è il delfino che con Geppetto vanno via, sì, prendono il largo, via. Molte di queste sono orche, no, sono oche, ma stanno sempre in occhio al portafogli, detto anche portafoglio, o no? Ammanicandosi alle regole aziendali del più potente, soprattutto a loro generoso, industriale, caloroso, forse sessualmente deficiente, ma comunque parecchio ambiente. Sì, questa gente sta sempre a bere, queste donne stanno sempre a bere, sono persone da bene, sta scherzando, quello è l'ambiente, dai. Io faccio fatica ad ambientarmi anche con me stesso e conduco una vita da topo. Figurarsi con certe grosse topi come potrei, non potrei trovarmi, topi indubbiamente molto belle, un po' di cosce, dei seni proprio procaci, ecco, mi sono perso, dov'è il pezzo? Il pezzo di figotta, qui dov'è? Ecco, ma detto più volgarmente, ma forse anche più sinceramente, zoccole! Se riesco a rimediare qualcuno del sesso a me opposto, senza elargire alle mie amanti nemmeno una lira, è solo per merito, ma nemmeno la lira proprio che suono, se non ho i soldi per comprare manco una chitarra proprio... Di quarta mano, è solo per merito del mio talento lirico da poeta romantico. Sì, sono un cantore, come Omero, torniamo appunto, ecco, lì è tutta un'odissea sta vita, ma io non voglio proprio tornare a Troia, ma io voglio tornare a Troia, ma no. Da poeta romantico sganciato da ogni linea editoriale, senza un nichilismo, ma con addosso il nichilismo perpetuo dell'uomo eroticamente mansueto, sì. Ma sì, ma proprio, guarda, ma che vuole? Io provoco, ma provoca quel cazzo che vuole. Che ad occhi tizzi come Madeline Stowe, e grazie al magnetico fascino dei suoi occhi neri, alla bella e impossibile di Gianna Nannini, no, dalla Daniel Day-Lewis, l'ho già detto, mai deluso, questo è deluso, Day-Lewis dei poveri, appunto, qualcuno in tasca con grinta animale in tasca, una roba. Poi non cura nemmeno il mio guardaroba, figurarsi posso andare a Ruba o ballare con una cubista a Cuba. Odio ogni lupa, in quanto mannaro, sì. Oh, sì. Più che altro sono un vivente mannaggia, è un continuo, da quando mi sveglio alla sera proprio un mannaggia, una bestemmia continua, che si arrangia, stando lontano da ogni magnaccia. La mia dolcezza, non si può discutere,
Hai visto? Dolce, dolce, ma che dolce, ma vai a mangiare il pasticcino, dai, ecco, e prendere le pasticche, dai. Non ho bisogno di circuirle e plagiarle regalando loro ville da laureati villani. Incarno l'apoteosi del ribelle, bello per antonomasia, che bacia una donna sotto una cascata, non di diamanti, ma di altre amanti scroscianti, solo di risate. Ah! Appena mi vedono, proprio, sì, proprio un sudore freddo, eppur lì poco grondanti. Si conobbe una piuttosto normale, lei desiderò che fossimo soli, bollenti come il più rovente sole. Sole d'Oriente, d'Oriente, con questa fui a Levante o a Ponente, ma chissà. Nei rivoli della nostra acqua sgorgante, ma dietro le rocce il mio calore si nascosero altre donne senza candore, che attentarono a farmi colare, no, crollare del tutto. Ah, sì, furono talmente provocanti che a forza di cattive, allusive loro provocazioni, con i loro doppi seni, sì, sono come quelle di atto di forza, hanno tre seni. 3, 4, 5, quante ne hanno? Doppi seni a mo' di presa per il culo, mi convenne andare a vivere in una riserva indiana come Kevin Costner, ballo con i lupi. No, ballo con i pupi. Sì, con i pupi. Sì. Prendiamo il gelato al cioccolato e il pupo. E peraltro un cazzo lo stesso venne. Proprio mamma. Io sto simpatico a tutti, anche a Francesco Totti. Sono più acculturato di 100 dottori laureatisi a Oxford, ma chissà come mai non potendo presentare alcun, avevo scritto nessun, meglio alcun. Alcun e alcun. Alcun pezzo di carta che attesti e comprovi nemmeno quanto sono provato, rimango, provato, provato, stremato, sfibrato, rimango soventemente, poco soavemente, diciamocela, incappettato. Che poi anche questi critici col titolo della minchia, non capiscono un cazzo, appunto, la settima arte. Il laureato medio, che è andato lì, è andato a scuola, non ha mai fatto un cazzo, si preparava solo il giorno prima, ripeteva la pappardella a memoria, il professore, bravo, ti dotto, veniva promosso, poi è andato lì all'università, è stato 15 anni per laurearsi, dai 20 ai 35 anni, poi dice agli altri che non facevano un cazzo, lui che cazzo faceva, è andato lì, anche lì tutti esami programmati con un professore più deficiente di lui, sì, bravo, ti do 30, 30 lode, ma che lode, ma va, per forza, questi sono, questa è proprio una società di persone lorde, lorde, dai, sì. Il laureato medio, soprattutto spuntato e cagato male dal DAMS, Dipartimento di Arte e Musica, che cosa? Spettacolo. Ma questo l'hanno solo spettacolo, basta vedere, proprio. È assai arrogante, con la supponenza cattedratica del suo scibile presuntuoso, e poi il suo sapere, con lei al moce, perché l'uomo colta è sempre lei al moce, capisci? Perché, ma poi manca qualcos'altro, moce. Dall'alto del suo pessimo alito, spera di arrivare solo a quella, sì. Gira, lui gira, ma vedi che sta lì, seduto. E parla con tutte queste ragazze, con i ragazzi, ma lui è interessato alle ragazze. Parla. Beh, io conosco il cinema di Stanley Kubrick, l'hai visto l'ultimo film di l'ultimo film di Fritz Lang, che Fritz Lang è morto da parecchio, ma l'ultimo film te lo ricordi qual è stato? Qual è stato? E spera di. Vuole arrivare a quella, dai, tutto questo panegirico, dai. Sempre. Uè, vuoi picchiare per fesso me? Ma vedanna, ecco. Solo a quel. Ma io trascendo come un film di Terrence Malick, questi uomini sinceri, e mentre loro mi leccano. Ah, il moccolo, sono a cena al lume di candela con la loro fidanzata, che la mia ottima cera, e sì, una volta c'era, scomparve per molti anni, ma che, anni no, anni no, anni sì, ma c'è tuttora ancora intatta, sempre pronta a cornificare ogni fraudolenza delle megere, sì, le streghe vorrebbero castrarmi, ma io me ne sbatto altamente, sono colui che mette non solo il dito fra moglie e marito, io sono peccante, piccante, spesso onestamente autoficcante, nel senso che mi fotto da solo, come già detto, è sfatto, ma comunque è meglio, sì, è meglio fottersi da soli, sì, ah. Se non mi va di fare qualcosa, di farmi quelle da me amate, anche solo col pensiero, anche perché ricevo solo pene, e solamente perché le mie donne hanno i loro cazzi. Le mie donne sognate hanno i loro cazzi, sì. Appunto. E sì, pretendo quella sposata, culturalmente sistemata, ma in fin dei conti, che poi quel ti chiede sempre quanto hai guadagnato al mese, e i conti non tornano? Sì. Che me ne faccio di un insegnante che lava i piatti, smacchi i lavativi e che lasciva solo dopo aver asciugato le posate? Cioè, le sue colleghe, ancora più frustrate di lei, si deve consolarle, semmai facendo una cena con un piatto di insalata. Si sono talmente frustrate, che hanno oramai solo fame da buone forchette del salame del macellaio, non quella del marito che le tradisce con delle porchette nel suo pollaio, appunto, delle galline spennacchiate. Sono terribili, vecchie galline fa buon brodo, la moglie fa buon brodo. E le altre, ma le altre, ma che vuoi che facciano? Non fanno un cazzo. Sono terribili queste donne, passano le loro giornate scambiandosi confidenze da cornuto, che non conosco più l'aroma detergente dell'uomo che delle fallite non si accontenta. E come cantava Ligabue, appunto, chi si accontenta gode così così, ma anche Ligabue è un bovaro. Pretende, e allora,
Allora, per l'aroma detergente dell'uomo che delle fallite non si accontenta, da esigente pretende migliori pretendenti. Sì, l'uomo intelligente senza precedenti. Tant'è che nessuno, nessuna lo caga, è sporcato da tanta indifferenza e non ha più niente, nemmeno i soldi per lo spazzolino e per potersi dunque pulire i denti. Un uomo decadente, sì, e mi pare ovvio, a me pare anche che mangi solo le uova, perché le uova vengono a poco, eh sì. Invece queste donne che stanno sempre lì con i loro pensieri malati, pensano sempre a Brad Pitt che ovulano queste qui, queste vogliono, mica si accontentano di un piatto di uova, scusi, eh? Sì, c'è più gusto nella masturbazione, nel farsi la sega, soprattutto mentale, perché una volta che l'han presso Sabera, mi malinconisco, a me succede sempre questo. E nel tramonto più languido della rossa sera, dopo tanta scaldante serra, medito melanconicamente a quel che sarà un domani quando all'alba Sara se ne andrà. E solo sarò, ancora come ieri, nel mio emozionale deserto del Sara. E se mai fu, è già... Non in lei, ma in me. Sì, perché non l'avrei mai scopata se fossi stato sobrio. Lei mi ubriacò in virtù della sua danza del ventre da donna poco virtuosa e pur ardimentosa. Ogni mia rigidezza drogò e scalmarò, ammosciandosi poi in un urlo placidamente declina così proprio. Declinato al gemito soddisfatto come un uomo dopo l'acne, sì, quando sei adolescente hai l'acne, e poi peggio, poi proprio hai le rughe, che è una cosa diversa. Dopo l'acne dello svuotamento del richiamo della foresta e dopo troppo E dopo troppe volgari feste. Ah, guardate, scopare non è un granché. Tanto domani devi farti un'altra volta il culo. E poi si insudice tutto a terra. Bisogna lavare il pavimento, dar di bianco sul cemento e andare a fare ancora la spesa. Sperando di incontrare un'altra cassiera che ti abboni lo scontrino del suo dessert del dopo cena. E che fai? Diventi fan dello youtuber? Ma l'avete visto questo qui? Ma chi è questo qui? La Benedetto. Ma io comunque all'acqua San Benedetto ho sempre preferito l'acqua Uliveto, sì sì. Uno che ha da poche ore rilasciato un video declamatorio, demagogico e illogico, intitolato Ragazzi della notte. No, ragazzi di 20 anni per voi è finita. Per lui no, perché adesso vi spiego, lui si sfrutta i creduloni, per lui non sarà mai finita. In cui nel suo caravanserraglio di scontate scemenze a buon mercato, urlando come un venditore del rione ortofrutticolo, grida appunto che lui aveva già capito tutto, si capisce, dai tempi della caduta del muro di Berlino. Che c'è da Berlino? Ma che c'entra la caduta del muro di Berlino e la fine dello sciovinismo? Vorrei chiedere a questo qui che cosa significhi, vero? Lo sciovinismo, che cazzo capisce questo Benedetto, col suo discorso ecumenico e cretino? E poi ci lamentiamo che le ragazze sensibili come Christian F. siano finite allo zoo e questo zoticone non sia stato ancora preservato all'estinzione. No, no, tutt'altro, fa anche il gran signore, Fa di tutta erba un fascio, ma a quale schieramento ideologico appartiene? Un fascista, un vacazzista, come molti paraculo, un equilibrista, quindi la sua va al circo, ci vuole l'equilibrista, il trapezista. Anzi, no, guarda, nessun trapezista, sbattete nella gabbia dei leoni e poi la finirà di fare il volpone. Ah, sì, lui sostiene che la sua azienda è ferma da mesi e che è dunque nella merda. Ah, test con tanto di attestato, che gli scrivono 3.000 persone, non devono avere una gran testa queste qua, al giorno, sì, un quarto degli iscritti al suo canale, col quale, grazie alle migliaia di visualizzazioni in cui sputtano tutta la politica italiana, diffamando dal primo all'ultimo parlamentare col suo folcloristico, lui dice, questi che non fanno un cazzo, questi parlamentari, guadagnano, guarda che lui guadagna ancora di più a non fare proprio un cazzo, manco lì al palazzo Chigi va, lui sta lì, proprio nel suo palazzo, proprio nella sua camera, e lui con le visualizzazioni altro che 10.000 euro al mese, caro Benedetto, sedicesimo, carnevalesco modo di fare da fanfarone, penso che io sia come tutti gli altri porcini generali, un coglione da fottere e sfottere in maniera sesquipedale. Ah, lui guadagna grazie alla partnership e alla pubblicità dei suoi fedelissimi adetti analfabeti. Aumenta il suo conto in banca con i click delle persone disperate e annoiate che rendono la sua rendita più remunerativa degli stessi enormi numeri che dà nel suo sciorinato, vomitato campionario di luoghi comuni peggiori di quelli dell'Ido di Venezia. Questa gente mi ha davvero rotto cazzo. Gente che campa con i contributi interstatali di quelli che non sono neanche provinciali contribuenti, perché nella loro frazione denuclearizzata sono tutti scoppiati più della bomba atomica. E così, torniamo alla Benedetto. Ma lei è monaco benedettino o è francescano? Ma io sono monaco, ma non sono. Ma non c'è bisogno che vada nel convento. Io prendo quello che passa solo il vento, che poi, ma anche il convento passa solo il vento. Sì, sì. Ecco, andiamo avanti. Ah, questi qua sono più scoppiati della bomba atomica e deflagrati totalmente. Passano le loro giornate a rifarsi una vita. No, sugli occhi delle bombe dell'ultimo modello di Instagram, che almeno per mezz'ora abbondante riscalda le loro ansie da maggiorata
per mentale minorati. I loro sogni perduti caldeggia, incitandoli all'azione, sprorandoli forse solamente alla masturbatoria e colazione del dolce far niente, dalla prima colazione all'ultimo cazzone. Si capisce? Ah, questi sono i più fortunati, ad alcuni talmente distrutti, sedati da psicofarmaci antidepressivi potentissimi, nemmeno più tira. Al massimo possono rimediare una notturna polluzione quando finalmente se la dormono. E quando in vero è dalla nascita che se la sono dormita, e se la tirano pure, appunto, camminano. Ma sì, ah, io prendo la vita con filosofia. Sì, sì, ma... se gli dici, ma Nietzsche chi è? Non lo so, Nietzsche che dice, non lo so. Contatto l'ufficio stampa della Biennale, pronto, chiedendo come mai si stiano attardando quest'anno a diramare il calendario delle proiezioni. Il programma ufficiale è uscito, ma che ce ne facciamo? Del palinsesto? Sì, ho ricevuto questa risposta da questa direttrice. Mi fa, guardi, il programma esce fine settimana, cioè oggi, perché di solito sabato e domenica non mettono queste cose ufficiali, sono giorni festivi o no? Sono festivi o no? Lo dovremmo chiedere a San Benedetto se... No, all'Ambrecht. Allora, oggi esce, sì, oggi adesso vado a controllare comunque, però mi fa, però lei risulta quest'anno fra gli accreditati stampa, vabbè, e quindi guardi, mi deve contattare lei nei prossimi giorni, la prossima settimana, se no io mi scordo con tutti i contatti che ho, e le stampo, per la stampa, io le stampo il PDF, vabbè. Ci fidiamo di questa qua, e anche perché io mi devo un po' organizzare, siamo quasi a Ferragosto. Il programma ufficiale è uscito, ma che ce ne facciamo del palinsesto se non sappiamo a che ora, in quale giorno programmeranno, che ne so, ad Astra? È come dire, si parcheggi davanti a una multisala, sai quale film vuoi andare a vedere, entri, stai per dare i soldi appunto alla cassiera, sì. Ma lei ti dice che non sa quando inizierà lo spettacolo, ecco, peraltro hai pure sbagliato il giorno, perché il film che volevi vedere, cazzo, lo danno il giorno dopo, ma ancora non sanno perché, forse non lo daranno neppure domani. Sì, non si è mai vista una cosa del genere. Riusciremo almeno a vedere Joker? Siamo quasi appunto a Ferragosto, il festival inizia fra 15 giorni. Hanno aperto le biglietterie di Boxhall.it, che sono le biglietterie internetiane che si occupano appunto del festival. A che pro? Quest'anno sono un accreditato stampa, perciò Boxhall stavolta non mi serve, ma essendomene iscritto anni fa, quando ero un comunissimo spettatore pagante, ogni anno mi spedisco le notifiche automatiche, se voi vi iscrivete a questi siti, e poi a vita proprio vi mandano, perché cercano, sì, di morirvi, sì, e non solo di abbonarvi, sì. Manda allora una mail alla direttrice, ve l'ho già detto, dell'ufficio, mi risponde che oggi dovrebbero diramare sul sito ufficiale della Biennale il calendario con tutti gli orari precisi, le rimando un'altra di mail, vabbè, però sarà quello destinato al pubblico degli spettatori paganti, il calendario per gli avvantaggiati, cioè gli accreditati, mamma mia, stai pazzetto, allora, basta, però sarà quello destinato al pubblico degli spettatori paganti, il calendario per gli avvantaggiati, cioè gli accreditati, non si sa quando uscirà, avvantaggiati di che? Allora, lo spettatore normale non è costretto a guardare un film per lavoro, va lì così per vacanza, per passare il tempo. Se non lo ispira, come si suol dire, non ne prende il biglietto. Il critico invece, categoria a cui quest'anno ufficialmente appartengo, anche se recensirò tre film, più di tre no. Io voglio essere pagato di più di tre film, no. Grazie alle mie giornalistiche collaborazioni sempre più intense, sempre più intonse, perché io se commetto un refuso, sì, vado, io ho l'account personale, vado lì e correggo, sì, sono qui di intonse. Devo obbligatoriamente guardare anche i film che istintivamente non lo... mamma, sto impazzendo, basta, non ce la faccio più, è troppo lungo. Devo obbligatoriamente guardare anche i film che istintivamente non lo stuzzicano, se no lo licenziano. Come dire, traslando la stronzata succitata, devi scoparti un orribile, altrimenti poi non avrai i soldi per pagarti da mangiare. E mi sa che sarà molto dura anche scopare solo a terra. Forse rivedrò anche il mio amico Johnny Depp. Il signor Johnny lo vide due volte a pochi centimetri da me. La prima volta per la vera storia di Jack, lo squartatore From Hell, e tanto appunto From Hell. Ma non From Hell, qua proprio entriamo nell'Hell. Sì. Ma quale Even? La seconda per Neverland, un sogno appunto per la vita. Non scherzo, entrambi questi film furono presentati a Venezia. Tu invece non sei più presentabile neanche per tua sorella, fidati. Ma comunque dalla vita ho capito che è inutile farsi troppe illusioni. Puoi sognare, va benissimo, puoi crearti l'isola che non c'è, essere Peter Pan. Starte nel tuo mondo immaginario come Sir James Matthew Barry, ma se svolti l'angolo potresti trovare la tua ragazza sgozzata a manico assassino come Jack the Ripper. A me fortunatamente questo non è mai successo. Ad esempio nel 2003 conobbi una di Trieste, che non è molto lontana da Venezia, infatti, di nome Robert, non sto prendendovi il pecù, ne ho già parlato, giusto? Lei era impaurita da un tizio che abitava nei suoi paraggi. Secondo lei, prima o poi al buio, al suo ritorno dal lavoro, l'avrebbe aggredita. Lei le chiese se sapesse dove abitasse quest'uomo nero.
Se me lo descrisse, guarda, quel mostro è cattivissimo, quest'uomo nero delle favole. Vabbè, allora, io me ne voglio accertare, me ne voglio accertare. Sì. Io sono proprio coraggioso. Ma no, non andare lì, ma non me ne frega niente. Al che mi recai sotto il suo portone. Suonò al citofono di tale Charles Manson di quartiere. Che cazzo è a quest'ora? Senta, può scendere giù, c'è un pacco regalo che l'aspetta. Non è possibile, il Corriere SDA non fa consegna a quest'ora tarda della notte. Ha ragione, comunque scenda, le devo parlare. Ho bucato le gomme della macchina, mi serve qualcuno che mi aiuti. Non ho trovato nessuno in zona a darvi una mano. Così? Ok, va bene, guarda, però se è uno scherzo, lei è un malintenzionato, giuro che chiama la polizia oppure la riempio di pugni, eh? Ma si figuri, non ha nulla di cui preoccuparsi, esca forza, ne uscirà sfigurato? Senti, testa di cazzo, adesso scendo e te le suono. A proposito, prima di suonare, a me mette a posto il citofono, ho dovuto spingerlo 5.000 volte, poi ha funzionato, è un po' come lei, sa? Sì. Lei ha suonato, è rintronato da un pezzo, ma se la canta da sola, anche se gliele suono, lei proprio, sì. Ora è esagerato, aspettami figlio di puttana, non scappare, eh! Ah, ci mancherebbe, è lei che dovrebbe di più scopare. Basta! Fra 2 minuti ti ammazzo. Lui scese. Scusi, è lei il maniaco che spia, eh? Ma che dici? Ora si pacco la faccia, vedrai poi che faccia farò. Riderò come il Joker. In effetti ha ragione. Sì, lei ha ragione. Con la faccia che ha, lei spaventa solo se stesso. E poi c'è tutto il pezzo, ma non ve lo voglio leggere, perché è un pezzo un po' cattivello. Un po' cattivello, ma sì. Ma andate a farvelo dare il culo. Mi dica, ha paura di morire? E lei? No, ormai no. Quando c'è il dolore, ed è no, perciò non ho paura di morire. Dolore alla fine. Considero la morte di trasfigurazione, la soluzione necessaria. La soluzione del fusi. E l'equazione. Forse più la morte è dolorosa. Ha mai visto una donna partorire? Più il passaggio alla morte. No, beh, il suo viso diventa facile. È stravolto. E in più questo lascia dietro di sé il dono più prezioso che si possa regolare a qualcuno. Il coraggio di guardare in faccia la morte. E questo è il più grosso contributo che un individuo possa dare ad un altro.